Grassi, oggi sono stato in consiglio regionale, si è parlato la questione dei trasporti, oggi 6 settembre si è parlato la questione dei trasporti e non si è parlato delle tariffe e agevolazioni anche per i disabili, per i giovani e tante altre cose, perché qui non vogliono parlare per niente, qui in questo palazzo dove sto io mo, vogliono pensare solo ai conflitti loro personali, perché non ce la facciamo più qua. Guarda, dobbiamo scappare di notte da questa regione perché non se ne può più. È una vergogna totale, cari cittadini. Ribellatevi, venite sotto qui. Qui, sotto qui, dove sto registrando questo video dell'Ope Consiglio. Ope Consiglio Puglia, fate laga, Ope Consiglio Puglia, che devono uscire i fatti fuori. E niente, dopo questo video vi faccio vedere l'intervento dall'assessore che ha detto le solite badanate, perché sta prendendo in giro le varie categorie, ai vari pugliesi, non se ne può più, è una vergogna, ragazzi, è una vergogna, vergogna totale in questo palazzo, cari web e cari web spettatrici. Regione Puglia è, come ho detto, la prima regione del sud ad aver sottoscritto un accordo di questo genere. L'accordo prevede altresì interventi per sviluppare a regime nuove offerte di servizi. Direttrice Adriatica, linea Foggia-Bari e Bari-Lecce, treni cadenzati ogni 60 minuti, potenziati nelle ore di punta. Treni cadenzati ogni 30 minuti fra Barletta e Fasano, ogni 15 minuti nell'area metropolitana di Bari da Molfetta a Monopoli. Linea Bari-Taranto, velocizzazione dei collegamenti. Miglioramento a Bari, Foggia, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto dell'interscambio modale ferro-ferro, sviluppando l'orologio dell'orario ferroviario funzionale alla sinergia fra i vari operatori ferroviari per collegare tutto il territorio pugliese con le principali città e gli hub di servizio regionale. La crisi delle ferrovie del sud-est. Mi soffermo adesso sulle criticità che hanno caratterizzato il periodo di gestione della delega ai trasporti da parte del sottoscritto. Grazie per aver alzato l'aria condizionata, sto sudando un po'. Le ferrovie del sud-est è la più importante ferrovia concessa d'Italia, ha un'estensione di 473 chilometri sul territorio regionale, è la seconda ferrovia italiana, è di proprietà dello Stato e si trova in una condizione di difficoltà finanziaria con debiti per centinaia di milioni ed un patrimonio netto negativo di 200 milioni di euro. È stata la prima criticità che ho dovuto affrontare appena mi sono insediato nell'assessorato ai trasporti e difatti a distanza di un mese è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che ci ha occupato per diverso tempo prima di trovare la definizione. Sappiamo tutti che agli inizi di agosto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha emanato il decreto per il trasferimento delle azioni di Ferrovie Sud-Est a FS SPA. E che tale trasferimento è stato anche oggetto di delibera da parte dell'assemblea della società, così come previsto dal decreto. Tuttavia, se le ferrovie dello Stato italiane entro il 10 settembre 2016, quale soggetto al quale viene trasferita l'intera partecipazione, presenteranno la comunicazione di operazione di concentrazione, ai sensi della legge 10 ottobre 90, numero 287, con l'impegno a rimuovere lo squilibrio finanziario patrimoniale di FSE, il trasferimento della titolarità dell'intera partecipazione di questa società potrà realmente avvenire a condizione e subordinatamente al fatto che il giudice fallimentare del Tribunale di Bari rigetti l'istanza di fallimento avanzata nel frattempo dalla Procura della Repubblica. E allora è opportuno un atteggiamento di estrema prudenza e cautela, convinto come sono che il senso di responsabilità avuto dall'amministrazione regionale in questi anni sia
sistema stato improntato prima di tutto alla salvaguardia del servizio erogato, fruito da 17 milioni di utenti all'anno, e dalla tutela dei 1.300 lavoratori dipendenti delle Ferrovie Sud-Est. In ogni caso la Regione non ha mai esitato ad evidenziare e a confutare punto per punto all'azienda di trasporto ferroviario FSE l'adempimento degli obblighi del contratto di servizi. In tempo non sospetti siamo sempre intervenuti contestando tutti gli episodi che sono stati denunciati dall'utenza. E abbiamo invitato sia il Ministero ad intervenire che l'azienda a fornire le proprie giustificazioni e a porre tempestivamente rimedio ai disagi e agli inconvenienti che si venivano manifestando, evidenziando che alcuni episodi potevano generare anche gli estremi della rescissione contrattuale. Eventualità che abbiamo sempre ritenuto l'estrema ratio. Comunque la soluzione meno idonea al mantenimento del servizio pubblico. Paradossale sarebbe stato infatti spingere per il fallimento della società, ovvero rescindere il contratto con questa società, avviare una gara europea dai tempi lunghissimi nello stesso tempo continuare a garantire il servizio pubblico prestato, erogato nei confronti dei cittadini, sarebbe stato davvero difficile con una società che avrebbe continuato essa a svolgere quel servizio e con un personale demotivato e comunque preoccupato dall'incertezza del proprio futuro. Ed in ogni caso non avremmo avuto nessuna possibilità di migliorare la qualità del servizio intervenendo per esempio per il rinnovo del parco rotabile. Incidentalmente ricordo la soluzione del contenzioso amministrativo sul riconoscimento alle FSE dell'inflazione sugli importi previsti dal contratto di servizio fino al 2008. La società aveva richiesto 156 milioni di euro. L'assessorato ha invece contestato l'importo e ottenuto definitivamente, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, la definizione della controversia a 72 milioni e 900 mila euro a saldo del credito vantato dalle Ferrovie Sud-Est. Probabilmente anche questo elemento ha contribuito a destabilizzare un bilancio della società che già di per sé aveva dei seri problemi, come abbiamo avuto modo di apprendere dalle notizie di stampa e dagli accertamenti che la Procura sta operando. L'altra criticità, ed è una criticità, un evento gravissimo che ci ha lasciato tutti sgomenti e che non può non vedere la Giunta regionale esprimere il cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'incidente ferroviario occorso il 12 luglio nella tratta Corato-Andria. E questa è una circostanza che rischia di determinare un dibattito non sereno, perché il dibattito su un tema impegnativo come quello del trasporto pubblico dovrebbe avvenire in condizioni di serenità, per cogliere oggettivamente le positività e le negatività e non già pronunciarsi sull'onda della emotività che inevitabilmente fatti come quelli del 12 luglio provocano. Quanto avete appreso sul fatto che io stesso, come persona informata sui fatti, sono stato ascoltato in procura dai magistrati che conducono l'inchiesta e a loro ho fornito tutti i chiarimenti e le informazioni utili alle indagini, mettendo a disposizione tutta la relativa documentazione
in possesso degli uffici. La Regione ha sempre avuto la dovuta attenzione per la questione della sicurezza, certo nei limiti della propria competenza, atteso che la legge riserva allo Stato la competenza e la verifica delle condizioni di, la competenza sulla verifica delle condizioni di sicurezza della circolazione ferroviaria. La Puglia è la seconda regione in Italia, come ho già detto, ad aver sottoscritto, nel sud Italia, ad aver sottoscritto l'accordo quadro con RFI. Quell'accordo quadro impone il montaggio di sistemi di sicurezza SCMT, servizi di controllo marcia treni, sia a terra che a bordo, ed è degli ultimi giorni l'emanazione del decreto di attuazione di quel decreto legislativo che stabilisce il termine di 120 giorni per l'adeguamento alla norma da parte dei concessionari e degli esercenti l'attività di trasporto ferroviario. La Puglia è tra le sole quattro regioni italiane, insieme a Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, ad aver investito con la riprogrammazione delle risorse che si sono rese disponibili con il primo spacchettamento del grande progetto Ferrovie Nord Baresi sulla programmazione 2007-2013, stanziando 83 milioni per la realizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria consistenti nel montaggio dei sistemi di SCMT di terra e di bordo. Non solo, ma abbiamo anche previsto nel 2014, abbiamo contestualmente previsto e programmato l'utilizzo di altri 80 milioni di euro sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020. Tutta questa attività è stata la risultante di un lavoro condotto dall'assessorato dal 2013 al 2014 di controllo e verifica dei tempi di realizzazione del grande progetto delle ferrovie del Nord Barese, che si è conclusa appunto con lo spacchettamento del grande progetto in due stralci funzionali, ma di questo abbiamo parlato anche con alcuni consiglieri regionali, e insieme abbiamo deciso, sulla base dei dati che ci venivano forniti dai comuni e da Ferrovie Bari Nord, di dividere quel grande progetto in due stralci, attesa la impossibilità di realizzare l'intero progetto entro i termini di rendicontazione stabiliti dall'Unione Europea, cioè il 31 dicembre 2015. E quindi è ottenuta con lo spazio d'ordine economico e finanziario di quella società Sud-Est, che lo sappiamo tutti, l'ho letto dai giornali, avrete letto anche voi, in due mesi ha realizzato 9 milioni di utili. Allora vogliamo far pagare a chi? Vogliamo far pagare all'intera comunità italiana il fatto che c'è stato un gruppo di amministratori delinquenti che hanno sperperato il denaro di quella società? E sappiamo tutti quanti che il rapporto tra corrispettivo che introita le Sud-Est e quello che spende per il personale la metterebbe nelle condizioni di gestire in maniera tranquilla e serena il servizio, non solo, ma anche di investire. E allora noi a cuor leggero avremmo dovuto dire: te ne vai a casa. Ci teniamo per un anno e mezzo, due anni, perché non è così. Chi subentra a quella società, chi sarebbe subentrato a quella società, avrebbe avuto necessità di tempo per dotarsi di materiale rotabile nuovo. E quindi non per un anno e mezzo, chissà per quanto tempo. Per fare un treno ci vogliono 18 anni. Chissà per quanto tempo avremmo dovuto avere un sistema di quel tipo. E noi invece oggi abbiamo la possibilità che Sud-Est venga rilevata da FSI
che è un soggetto imprenditore fuori da qualsiasi tipo di discussione che ne metta in dubbio la solidità. Questo è l'obiettivo che abbiamo realizzato. E allora scusate se abbiamo un pochettino insistito su questa cosa, nell'interesse di tutti, di quelli che prendono e viaggiano in treno e di quelli che viaggiano su gomma. Si è detto perché non si fanno le gare. Non le gare si fanno. E noi non abbiamo, mandiamo all'ANAC, mandiamo dovunque, noi non abbiamo operato in maniera discrezionale ed arbitraria. È certo per mia responsabilità che non sono stato in grado di esprimermi chiaramente, non certo per incapacità di apprendimento, che è sfuggito il fatto che abbiamo operato in virtù del regolamento europeo 1370 del 2007, che ci consentiva l'affidamento diretto fino al 3 dicembre 2019, oggi col quarto pacchetto ferroviario 2022. Lo abbiamo fatto nell'interesse di tutti, nell'interesse dei cittadini di centro-sinistra e di centro-destra, per garantire il servizio pubblico a tutti, convinti come siamo, per questo Ignazio non banalizziamo, convinti come siamo che quel servizio è un servizio fondamentale, è un diritto fondamentale che serve per consentire di lavorare, di studiare, di curarsi, di curare le relazioni interpersonali e familiari. E come facciamo a scherzare su questa cosa? E allora io sento oggi che finalmente abbiamo reagito rispetto ad un sistema che sottovalutava il problema, mi sento la questione. Non è così. È un giudizio assolutamente ingiusto e ingeneroso, che non può essere così se si parte dagli atti che abbiamo adottato, che io non per mancanza di rispetto, ma solo per una questione di contenimento dei tempi, non ho richiamato nei contenuti. Ma andiamoci a leggere insieme, vengo in commissione, andiamo a vederci insieme il piano dei trasporti, il piano dei servizi, la riclassificazione dei servizi, la riprogrammazione dei servizi, ci renderemo conto di che lavoro è stato fatto e di quali prospettive apre quel lavoro. Questo sì, banalizzare la notizia dell'accordo di programma quadro con RFI, quello darà al Salento quella metropolitana di superficie che stiamo chiedendo e che perseguiamo tutti quanti, tutti, ma discutere della realizzazione di una infrastruttura ferroviaria che dalla stazione di Lecce arrivi direttamente nell'aeroporto di Brindisi, scusate, lo possiamo anche mettere nella programmazione, però dobbiamo dire alla gente che quell'opera, per realizzare quell'opera, ci vogliono centinaia di milioni e decine d'anni. Lo dobbiamo dire, lo devi dire, comunque dire, e dobbiamo dire alla gente che forse lo shuttle, che è un'opera che non ha programmato questo assessore, perché veniva da lontano con responsabilità di tutte le parti politiche. Quel progetto prevede all'altezza dell'ospedale Perrino uno snodo dei treni che arrivano da Brindisi e da Taranto e da Lecce, e può essere una valida alternativa. Dopodiché quell'accordo di programma con le ferrovie eviterà ai salentini di fare 4-5 stazioni. I treni domenicali, guardate, io li porterò in commissione, fissiamo già da oggi la data, vi faccio vedere le frequenze, vi faccio vedere quanta gente è salita su quei treni la domenica, e poi ci renderemo conto che molto spesso siamo soggetti a pressioni che poi non hanno un riscontro oggettivo nella realtà. Rivedere i contratti di servizi, perché questa discussione fatta senza da carica emotiva ci avrebbe consentito di spaziare. Rivedere i contratti di servizi,
Ma io sono arrivato e il 2013 dovevamo fare le gare sulla gomma. Dopodiché dovevamo farle sul ferro il 2015, con un sistema che dava alle ferrovie, ai soggetti che realizzavano infrastrutture ferroviarie, un termine che era il 2017 per il collaudo delle opere. Come si faceva a fare la gara della gomma e quella del ferro il 2015, facendo saltare la possibilità di trasferire la gomma sul ferro, che è la ratio che sottende ai fondi europei messi a disposizione dall'Unione Europea? Ma le vogliamo fare queste riflessioni? Poi diremo che ho sbagliato, che abbiamo sbagliato, va bene, però ci deve essere un punto, una piattaforma comune di discussione, che ha dei punti imprescindibili, e sono questi. Quindi obbligatoriamente abbiamo dovuto prorogare la gomma per allineare le scadenze e consentire al ferro di realizzare le infrastrutture. E allineare le scadenze della gomma che cosa ha significato? Ha significato evitare decine di gare, perché ogni comune ha un contratto per il servizio urbano, ogni provincia ha un contratto, la regione ha un contratto con una scadenza, quindi avremmo dovuto fare gare ogni 6 mesi con tariffe differenziate, partendo da quale tariffa se non quella in alto, e quindi danneggiando anche le imprese, perché partendo da 1,70 euro saremmo andati al ribasso e magari saremmo arrivati a 1,50, ampliando ancora di più quella odiosa discriminazione tra chi gestisce solo la gomma e chi gestisce il ferro e la gomma dei servizi integrativi e sostitutivi. Queste sono le ragioni, i ragionamenti che abbiamo fatto. E quindi non capisco perché uno deve contestare un fatto oggettivamente condivisibile, che ha messo in equilibrio il sistema di trasporto e che il 2018, quando celebreremo la gara della gomma, porrà fine all'esistenza dei servizi su gomma integrativi e sostitutivi, eliminerà quella discriminazione, separerà i due servizi e ci darà la possibilità di operare per la realizzazione del gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale, magari anche diviso ferro e gomma, e di realizzare la divisione tra il gestore dell'infrastruttura e il gestore del servizio. Nessuno ha voluto aggirare le regole del mercato. Si fanno le gare. Si fanno partendo da una base comune, e la normativa nazionale non aveva tenuto conto delle specificità territoriali, e la Puglia ha una specificità maggiore rispetto alle altre, perché ha 5 concessionari del sistema ferroviario. È ovvio che le linee più piccole hanno meno problemi, le tratte più piccole su gomma hanno meno problemi, perché comportano minori investimenti, minori spese, è più facile cambiare il pullman. Ma per quanto riguarda il rinnovo del parco rotabile, noi abbiamo previsto 25 milioni nel bilancio autonomo della regione, che naturalmente per il patto di stabilità diventa difficile utilizzare. Ma l'altro giorno finalmente il Ministero ha varato il decreto che stanzia per la Puglia 20 milioni. Abbiamo previsto altre possibilità di attingere dai POR e dai fondi di sviluppo e coesione. Concorderemo insieme le modalità di utilizzo di queste risorse. Guardate che non c'è un atto che è uscito dal mio assessorato che non sia stato, non sia passato la concertazione con le forze sociali e la condivisione con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale. Non ce n'è uno, tutti hanno avuto la condivisione, tutto è condiviso, programmazione, interventi, tutto. Io non ho
timori. Metterei le carte sul tavolo, tutte, così come ho fatto con la Procura della Repubblica, alla quale abbiamo depositato tutta la documentazione relativa alla vicenda del disastro ferroviario di Andria, contenente tutte le informazioni che tu, Ignazio, mi chiedi. Chiedi di conoscere legittimamente. Ho un limite. Posso chiedere prima alla Procura l'autorizzazione, visto che sono stato sentito come persona informata dei fatti. Posso prima chiedere alla Procura della Repubblica di mettere a disposizione materiale che adesso fa parte del materiale istruttorio della Procura? Posso farlo? Dopodiché tu hai gli strumenti come consigliere regionale per chiedere di ottenere copia, per accedere agli atti. Io ti prego di esercitarli perché mi metti nella condizione di risolvere immediatamente la questione. Ma non è un atteggiamento reticente. Su queste cose dobbiamo stare attenti. Perché se uno accusa l'assessore di non aver detto nella relazione che c'è stato un ritardo, io non devo individuare il responsabile di quello che è accaduto. Questo compete ad altri. Io devo mettere nelle condizioni il soggetto che la legge individua come quello che deve accertare le responsabilità in una vicenda come quella di arrivare alla conclusione. Dopodiché, se l'esercizio legittimo delle prerogative di consigliere non intralcia il lavoro della Procura, tu lo dici così e io invece ho bisogno che qualcuno mi dica si possono dare quelle cose. No, le delibere stanno là, le puoi prendere senza. Tu hai parlato di altro, non le delibere. Le delibere le conosci già, o dovresti conoscerle già, tutte, perché sono naturalmente atti pubblici. Ci sono ancora alcuni punti. Il servizio di trasporto pubblico è organizzato per ambiti territoriali, quella è una norma che io ho già trovato in Regione, e gli ambiti territoriali coincidono con le province e con la città metropolitana, e a quegli enti, a quegli organi è deputata la gestione del servizio. Si devono dotare di un piano d'ambito all'interno del quale organizzare il servizio di trasporto pubblico nel proprio territorio. Allora, dire che la Regione non si fa carico della responsabilità di organizzare il trasporto scolastico è una grande bugia, perché questa competenza è in capo al Presidente della Provincia e ai dirigenti scolastici, ai quali va detto che si devono adeguare alle esigenze anche economiche del bilancio regionale, dei comuni e delle province, e non pretendere di imporre le proprie decisioni. Non ho mai detto che il gruppo dei consiglieri aderenti al Movimento 5 Stelle o partito politico, non so come, che cos'è, Movimento 5 Stelle, hanno votato a favore del piano di attuazione del piano regionale dei trasporti. Ho solo detto che non c'è stato una. Obiettivamente oggi in passato hanno fatto cose straordinarie, però devo ammettere, lo dico da sindaco di Bari, di non aver trovato nel comune di Bari, diciamo, quello che forse altri sindaci hanno, quando sono diventato sindaco, quello che altri sindaci hanno trovato nelle loro città, quello che sta patendo la collega Raggi a Roma. Beh, una parola di conforto gliela devo dare alla quello che hanno trovato a Roma, devo dire io non l'ho trovata a Bari. Questa è una cosa che fa parte della ricchezza di una comunità e fa parte di un patrimonio che non può essere dominio di una forza politica o di un sindaco, perché se così fosse non sarebbe vero. La Puglia ha qualità anche istituzionali e gestionali diverse da quelle di altre regioni, perché
noi abbiamo questo modello come modello di riferimento a prescindere dalle specificità che alle volte anche giustamente ci distinguono. Ed è questo il processo che consente alla Puglia di essere un po' più competitiva di altri sud, che consente alla Puglia di non utilizzare la discordia personale come elemento per regolare le questioni tra le leadership. È questo che consente alla Puglia di non sprecare ricchezza inventiva e anche qualche volta i sentimenti positivi che proviamo, perché io mi auguro che il dolore che abbiamo patito non venga buttato via, perché il dolore è una cosa terribile, quasi insostenibile in alcuni casi, e vi garantisco che ho visto ancora una volta nella mia vita l'insostenibilità di alcuni dolori contro natura, no? Quando si piange il figlio, quando si piangono delle persone giovani, quando si piangono delle persone che posso dire, che hanno avuto la sola idea, dice ma io quasi quasi papà oggi non prendo la macchina, perché io ho parlato con un padre proprio sul luogo dove l'incidente era avvenuto, che mi chiedeva notizie del figlio perché non era negli ospedali, e mi diceva stamattina, me lo diceva ovviamente perché dentro di sé un meccanismo lo obbligava a pensare che il figlio ovviamente non fosse morto, dice stamattina ha deciso di andare in ospedale perché si è infortunato al lavoro, e di andare in ospedale per la verifica della guarigione, guardate il destino come si è inserito in questi meccanismi, e ha preso il treno perché sa, questa è una strada pericolosa, ha preferito andare in treno. È chiaro che questi fatti e queste circostanze fanno parte di questa storia e ci obbligano a questo atteggiamento di attenzione non strumentale all'importanza di quello che è accaduto, perché d'altra parte proprio mezz'ora fa un'altra lettera, con la quale poi veramente chiudo, perché anche questa lettera parla della Puglia ed è una... Ecco, dopo quel video che avete visto, che abbiamo fatto mostrare, siamo qui in regione e niente, tanto nel prossimo consiglio si parleranno le altre cose, non parleranno mai dell'inserimento giovanile nel mondo e dei disabili, perché non se ne può più in questa regione. Venite qua sotto, fate casino, fatevi sentire, perché questo presidente qua deve capire le situazioni dei nostri giovani che stanno andando via da questa regione, che sta martellando questo Michele Emiliano. Ragazzi, dopo questo breve video vi saluto, ciao ciao.